Le catacombe, capitolo 5. E mi sa che è l'ultima parte, Fusco, esatto. Sette alline con gli angoli, scommetto che ci faranno girare automaticamente. Cagati, pancia, stai zitto. Pensavo fosse finita sta cosa delle montagne russe, io sincero. Vabbè. Yeah! Sono morto volentieri qua perché già avevo visto che avevo mancato una moneta. Non vi preoccupate. Ecco fatto. Ok. Ecco, qua è tutta questione anche un attimo di fortuna, o comunque di vedere bene all'ultimo. Perché tu che ne sai dove si trovano le monete finché non ci arrivi? Vediamo. Ok, infatti ne stiamo mancando tutti. Mamma mia, qua rischio, Qua è stato veramente rischio. Vabbè, ho già capito che questo livello o lo rifaccio 200 volte fino a che non ho preso tutte le monete, o muoio adesso e le prendiamo nel percorso. Vedi cosa succede a parlare. Mi sono distratto e ho perso non solo le monete. Allora, delle monete che avevo visto, ecco. Bisogna andare un attimino più piano. Non così piano, però, ehi. Va bene uguale, almeno sono riuscito a prenderle. Alcune però, ecco, erano un attimo più imboscate. Perché ha girato? Perché ha saltato? Non c'era la pedala di salto. Cazzo! Che nervoso ste cose. Non c'era la pedana di salto, mi ha fatto il saltino per girarmi e lui è volato di sotto. Ottimo. Ok, rieccoci in pista. Questa volta magari, ecco, stiamo nel centro. Eccole qua le monete disperse, le abbiamo comunque perse. Ok, ora siamo di nuovo dritti. Qua c'erano di nuovo delle pedane, giusto? Ok, dai che ci siamo. Ok, calmi tutti e due. Andate un filino più piano, per favore. Ma filo, neanche troppo. Porca troia, quanto stanno andando veloce. Ecco qua. Ecco, ora cambio di direzione. Aspetta! Merda! Pensavo di essere ancora girato. E, e ho cambiato la direzione per sbaglio. Che ste cose ti fregano mentalmente, perché pensi, ok, finché non ti giri devi ancora farli al contrario i comandi. Poi ti cambia all'improvviso e puff, giù. Per fortuna che in questi livelli non perdi salute, non devi usare la bambola, perché veramente l'avrei dovuto rifare un sacco di volte. Quante volte sarebbe uscito il game over. Mamma mia. Ok, rieccoci in pista. Cerchiamo di non prendere troppa velocità, perché se becchiamo il curvone, esatto, come adesso, e andiamo troppo veloce, tiro dritto e non curvo più. Eccoci qua, perfetto. Ecco fatto, abbiamo preso una delle monete mancanti. Perfetto, dai che ci siamo, forza, forza. Ecco, di nuovo pedana che ti cambia il giro. Ste pedane qua le odio tantissimo. Servono solo a confonderti. Ma veramente tantissimo! Dio mio! Come cavolo fanno gli speedrunner a fare questo livello? O lo conosci a memoria? O un singolo micro errore ti costa la run, veramente. O c'è probabilmente una sequenza che, boh, ti permette di saltare questa sequenza di livelli. Tipo un punto segreto che entri lì e ti fa saltare tutta questa qua. Oppure veramente io non ho idea di come uno speedrunner normale, non quelli esperti, possa fare questo gioco senza neanche sbagliare una volta. Cioè, sbagliare una micro curva qui è la fine. Cioè, vai un po' più fuori dalla linea di questa curva qua azzurra e già sei caduto, hai già perso la run in pratica. Ecco fatto.
Dobbiamo fare attenzione. Qua è dove abbiamo preso la moneta. Dove ne avevamo mancata una. Ecco fatto. Qui dobbiamo solo stare dritti. Ecco qua. Dritto. Qua dobbiamo fare attenzione. Ok. No! Yeah! Ok, qui il secondo salto dobbiamo stare sulla destra. Quindi io tutti e due i salti qua li facciamo sulla destra ora. Stiamo imparando dai nostri maledettissimi errori. Dai nostri tantissimi maledettissimi errori. Ok. Ecco, qua c'è la sequenza dei due salti. Quindi spostiamoci già sulla destra, calmo. Uff, Dio mio, quanto veloce. Oh, ci abbiamo messo un sacco, ma tutte le monete sono state prese. Grazie, catacombe livello 5. Tecchetette. Tecchetette. Eccoci qua, il laboratorio. Parabarabà. Vediamo, abbiamo sbloccato almeno un'immagine. Due le abbiamo sbloccate. Abbiamo sbloccato, vediamo. Un po' brutto, eh? Però mi piacciono. Questi bozzetti fatti così sono belli da vedere alla fine. Cioè, sono quelle cose che ti fanno apprezzare sia il gioco sia l'opera originale, secondo me. Ma scusami, Yzma prima era un uomo? Cioè, quello era un uomo, era un professore.